Avete presente Bobby Miller, lo sciatore americano che ha vinto Coppe del Mondo su Coppe del Mondo esprimendo per anni un talento senza pari? Se lo conoscete, forse saprete anche che lui per inverni interi ha girato l'Europa a gareggiare non pernottando in lussuosi hotel a 5 stelle, ma alloggiando dentro al suo gigantesco motorhome, manco fosse uno zingaro. È l'American Style dei numeri 1. Bene, anche il poker ha il suo Bobby Miller, sia per il talento cristallino che per il motorhome. E si chiama niente po' di meno che Phil Ivey. Anche il più forte pokerista del pianeta infatti ha il suo super camper. O meglio, il suo RV, come lo chiamano qui, Recreational Vehicle. Non ci vive, come fa Miller, ma lo usa abitualmente nel parcheggio riservato del Rio per venirci durante le pause, per andare in bagno, probabilmente per mangiare un po' e rilassarsi. O chissà che altro, visto che nei corridoi del Rio, nella poker kitchen o nei bagni, il buon Phil non lo si trova davvero mai. Il suo segreto lo abbiamo scoperto oggi leggendo un'intervista che Ivey ha rilasciato al responsabile media delle WSOP, Nolan Dalla. E abbiamo subito capito come mai Ivey sia davvero il numero uno, come faccia ad essere sempre così concentrato su ognuno degli n.000 tornei che gioca contemporaneamente. Ce la fa semplicemente perché non trascura nessun particolare, come faceva il Lance Armstrong dei 7 Tour de France consecutivi. Quando è alle WSOP pensa solo a dare il meglio. Phil la villa Las Vegas ce l'ha, e mica piccola. La cena nei ristoranti di lusso durante i break potrebbe permettersela, magari comprando il ristorante come fa Abramovic. A perdere tempo per spostarsi durante intense giornate di multitabling live non sarebbe professionale. E allora ecco che ad ogni break Phil sgattaiola fuori da questa porta riservata ai dipendenti del casinò. E arriva da questa uscita con allarme disattivato direttamente al suo motorhome. Quale sia il suo non ci è ancora dato saperlo. Ma chissà, forse un giorno lo scopriremo.